Passarono 189 secondi, poco più di 3 minuti prima che il gas fuoriuscito dalla cisterna maledetta alla stazione di Viareggio si incendiasse ed esplodesse la notte del 29 giugno del 2009. Lo hanno detto i periti del pubblico ministero Nicola Carcassi, Francesco Marotta e Marcello Mossa Verre nel corso della prima udienza dopo la pausa estiva del processo per il disastro ferroviario di Viareggio, riapertosi al Polo Fiere di Lucca. I periti hanno anche detto che l'esplosione dalla potenza tremenda 12,5 kW per metro quadro fu favorita dall'assenza del vento che invece avrebbe potuto agevolare la dispersione del gas. E se ci fossero state le barriere antirumore protettive, il gas non avrebbe raggiunto le case di via Ponchielli, ma si sarebbe incanalato lungo la ferrovia e forse l'esplosione avrebbe avuto effetti meno devastanti. Ad una domanda i periti non hanno saputo rispondere. È quella formulata da Armando Dapote, l'avvocato di Mauro Moretti, che ha chiesto se era possibile stabilire se il gas fosse fuoriuscito dall'impatto con lo scambio ferroviario o con un picchetto di segnalazione lungo la ferrovia. Una questione che rimane cruciale perché decide la responsabilità diretta delle ferrovie nella strage.